Ragazzi, bentornati sul canale. Non so quante volte ho già cercato di registrare questo video e non riesco. Vediamo se questa è la volta buona. Allora, oggi sono passata da Tigotà solo perché avevo intenzione di utilizzare un buono che mi aveva rilasciato Tigotà appunto nella spesa precedente. Questo buono era del 20% su un prodotto, quindi un solo prodotto, della linea di saponificio veneziano, che è un nuovo brand che sembra Tigotà inizia a tenere. La ragazza mi ha detto che i prodotti di questo saponificio veneziano sono solo saponi appunto per le mani e forse c'è qualche bagnoschiuma, o meglio ci sono, però Tigotà per il momento non tiene ancora tutta la linea perché sta cercando di fare una prova. Quindi ho deciso di utilizzare questo buono che scadeva il 31 di marzo e sono passata a prendere un sapone. Nel mio caso ho preso un sapone nel dosatore perché ci sono anche le saponette, e il sapone che ho preso è questo qua, sapone al limone antiodore. Ci sono, ho visto che almeno sul sito ho visto che ci sono altri tipi di profumazioni, io ho trovato solo questa per quanto riguarda il sapone liquido. Questi sono 500 ml di prodotto, è un prodotto che è al 100% vegetale, non è testato sugli animali. E adesso un attimo che metto gli occhiali, vi dico che cosa appunto la descrizione di questo prodotto, perché c'è scritto che il sapone antiodore al limone unisce le proprietà purificanti di selezionati agrumi alla dolcezza idratante della glicerina vegetale, ideale per un uso frequente e adatto per tutta la famiglia. Quindi mi sembra che sia un prodotto insomma abbastanza valido, anche perché qua c'è scritto che è ricetta tradizionale che utilizza le proprietà detergenti, purificanti e antiodore dell'olio essenziale di limone, senza utilizzare aromi artificiali, uniti a tutti i benefici riequilibranti di una formula moderna, efficace ed emolliente. Quindi mi sembrava un prodotto insomma abbastanza buono. Sono 500, come vi dicevo, ml di prodotto. Il costo base, diciamo quello che Tigotà lo vende, sono 2,50 euro. Vabbè, io l'ho pagato 2 euro perché avevo questo 20% e mi hanno fatto 50 centesimi di sconto. Allora, non ho ancora sentito, e quindi lo sento con voi, la profumazione, che devo dire è proprio una profumazione di limone, ma un limone proprio non trattato, sembra proprio sì, un limone abbastanza naturale. Diciamo che non è un lasta al limone o quel classico odore di limone, quello magari per lavare i piatti o cose del genere, è abbastanza una profumazione naturale. Guardando l'INCI, per cui gli ingredienti qua dietro, non è neanche malvagio, perché la maggior parte sono ingredienti che hanno il bollino verde, qualcuno il bollino giallo. Per esempio, sto guardando adesso perché al primo posto vabbè, abbiamo l'acqua, poi abbiamo al secondo posto un ingrediente giallo di sodium lauret sulfate, che è un tensoattivo, quindi questo qui. Ma poi c'è la glicerina, ci sono altri prodotti, ingredienti che sono abbastanza validi, solo che a metà classifica, diciamo, di questi ingredienti ci sono due che hanno il bollino rosso, e questi due, adesso vi dico subito cosa sono. Il primo, sì, ok, è questo qua che si chiama Cocamide Mea, che non è altro che è un agente anche chiamato anche emulsionante, se vuoi, perché favorisce la formazione di miscele tra i vari liquidi. È anche uno stabilizzatore di emulsione, perché ovviamente tende a migliorare la stabilità e quindi anche la durata di conservazione di questa emulsione. E è un tensoattivo, quindi che si trova
soprattutto nei prodotti cosmetici a livello di detersione e anche quindi serve anche come agente di controllo della viscosità perché aumenta o diminuisce la viscosità nei cosmetici. Quindi non è considerato insomma un buon prodotto, ecco, perché lo troviamo soprattutto nei gel del gel doccia, nei bagnoschiuma, negli shampoo per i capelli, nei saponi liquidi, quindi è un prodotto che insomma non è però ce n'è in quantità insomma, non tantissima, ecco, come percentuale. E l'altro diciamo che si trova sempre a metà classifica di questi inci, di questi ingredienti è il disodium eta. Allora, questo è un agente anche lui un tensoattivo, un agente anche chelante perché come si dice aiuta a tenere la stabilità e l'aspetto nei prodotti cosmetici. Aumenta quindi anche questo la viscosità nei cosmetici perché anche questo prodotto qui è utilizzato principalmente nei prodotti di detersione. Lo si trova anche in alcuni patch per maschere patch per occhi, lo si trova nelle maschere proprio in tessuto per il viso, anzi abbastanza elevato, insomma, nei prodotti anti-età per il viso, nelle maschere per i piedi, quindi in tutti i prodotti cosmetici, anche questo lo si trova. Non è, ecco, sono gli unici due, diciamo, che ingredienti piuttosto rossi, perché poi ce n'è qualcosa verso il fondo, ma ce ne sono due, ma sono numerici. Quindi diciamo che alla fine l'inci non è malvagio, perché la maggior parte sono verdi con qualche giallo e questi due rossi che si trovano proprio a metà classifica, chiamiamola così. Quindi insomma, mi ha incuriosito tantissimo e sono fiducioso, insomma, in questo brand, in questa marca da provare. C'erano anche, mi ricordo, cioè almeno io ho visto sul sito che c'era quello sapone alle ceneri, al tea tree, e alla cenere vulcanica, e però lì o erano terminati o proprio non sono mai arrivati. Tra l'altro questo cioè, ce n'erano rimasti pochi, ne erano rimasti molti di più le saponette, che erano anche queste al limone e al tea tree. E queste proprio non erano rimaste. Io ho preferito prendere il sapone liquido. Vi farò sapere, l'inci comunque non è male e niente, quindi volevo soprattutto farvi conoscere questo nuovo brand. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Buona giornata!